Prima serata di prove in Piazza Grande in vista della giostra numero 134 di sabato 17 giugno. Particolari curiosità questa sera per vedere per la prima volta sulla lizza con i colori di Porta Crucifera, i colori rosso-verdi, Andrea Carboni, che ha preferito non rilasciare interviste, ma insomma sembra già buono il feeling con Filippo Fardelli. Filippo Fardelli che è riuscito a spezzare la lancia. Fortuna, solo fortuna, non c'è tecnica, non c'è modi particolari per farlo, fortuna. Se si aspettava una settimana ero più contento, però dai, si inizia bene. Senti, che cosa ti porta l'esperienza maturata fin qui, in cosa ti senti migliorato? Ma vista l'esperienza dell'anno scorso, come sono andate le tre giostre, di sicuro so quello che non devo fare, di sicuro. Poi si è lavorato tanto questo inverno per correggere gli errori fatti l'anno scorso. Coppia nuova si annuncia con Andrea Carboni, com'è il primo feeling? Ma senti, io Andrea lo conoscevo da tempo, quindi non è un personaggio sconosciuto. Si sta dimostrando come lo conoscevo prima, una persona educata, corretta, precisa, un lavoratore, un bravo compagno che tutti vorrebbero. Insieme al rettore di Porta Crucifera Simone Catalani, allora cominciamo da questo nuovo giocatore di cui tanto si è parlato, Andrea Carboni. Insomma, alla fine l'importante è l'accordo è stato trovato, quindi insomma alla fine si è risolta positivamente. Tutto è bene, come si dice, tutto è bene quando finisce bene, quindi bene così. Insomma, vedo che anche stasera in piazza abbiamo avuto le nostre conferme, quindi noi siamo molto contenti di come è andato tutto. Senti, è una scelta che, al di là che si è poi concretizzata ufficialmente in questi giorni, che meditavate da tempo questa di puntare su Andrea Carboni? Noi sì, è da un po' che ci puntavamo, poi ovviamente bisogna essere anche, come possiamo dire, pronti un po' a tutte le evenienze. Andrea ha intrapreso una strada particolare, ha trovato poi un accordo con il quartiere che gli permetteva di liberarsi, quindi di rescindere un po' quello che era il loro legame, quindi bene così.